Buon pomeriggio, io sono Francesca, socia del Circolo Culturale Primo Piano e vi ringrazio per essere qui oggi, così numerosi, è sempre un bellissimo colpo d'occhio. L'evento Tra il bene e il male, i tormenti della libertà, è organizzato in collaborazione con la città di Correggio, che ringraziamo, e con la Fondazione Fossoli, con cui collaboriamo da diversi anni per gli eventi dedicati al Giorno della Memoria. Dobbiamo ringraziare di cuore anche gli sponsor che ci permettono di portare a Correggio eventi culturali di spessore come questo, in particolare CMB, Building Innovation, Coop Service, Coop Alleanza 3.0 e Assicoop Emilia Nord, agente Unipolsai. Invito sul palco ora per un saluto in rappresentanza dell'amministrazione comunale il subcommissario vicario Gabriele Gavazzi. Buon pomeriggio a tutti. Allora io porto i saluti di tutta la gestione commissariale, quindi anche del commissario Salvatore Angeri e dell'altro subcommissario Garbini. Allora io intanto ringrazio Gerardo Colombo per la sua presenza, la Fondazione Primo Piano, e il Circolo Primo Piano e la Fondazione Fossoli per aver organizzato questa iniziativa. È un'iniziativa che chiude il ciclo di eventi legati alla giornata della memoria, insomma, che si è composta di 3 giorni qui a Correggio. Allora, io volevo porre l'accento non tanto sul cosa occorre ricordare, ma cioè sul come si è arrivati a quella tragedia. Perché la giornata della memoria è importante appunto per ricordare come, perché molto spesso perdiamo di vista il fatto che la tragedia è accaduta, cioè non così lontano né fisicamente né temporalmente da noi, cioè è accaduta tipo 80 anni fa qua dietro, cioè tipo in Germania. Quindi come è stato possibile questo? Molto spesso si fa riferimento, no, alla figura di Hitler o comunque alla classe dirigente della Germania nazista, ma in realtà tutto quello è stato possibile perché l'ha reso possibile un terreno fertile, composto sia dall'elite, cioè dal punto di vista scientifico, giuridico, e sia dalla popolazione. Cioè quindi la giornata della memoria, l'importanza della giornata della memoria è per creare, cioè per alimentare gli anticorpi e soprattutto nei più giovani crearli proprio da zero, affinché non si venga più a creare un terreno fertile atto a una degenerazione del genere. Quindi è fondamentale evitare che un delirio di onnipotenza tale possa trovare spazio, perché appunto all'epoca è stato reso possibile nella Germania di Kant, dell'illuminismo tedesco, cioè, o comunque 80 anni fa, cioè non era un contesto completamente avulso dai giorni nostri, è stato reso possibile perché non c'erano quegli anticorpi. Allora è bene ricordare quello che è stato e soprattutto però come è stato reso possibile, affinché la società, a partire dai più giovani, possa sviluppare quegli anticorpi per rendere tutto quello che è stato non più possibile. Grazie e ringrazio ancora una volta gli organizzatori dell'evento. Grazie a Gabriele. Per il Giorno della Memoria quest'anno abbiamo deciso di portare sul palco il Grande Inquisitore, poema tratto dai fratelli Karamazov di Dostoevskij. Abbiamo deciso una modalità duplice, perché la prima parte sarà dedicata a una reading musicale a cura dell'Ensemble Concordance con Emidio Clementi e Stefano Piglia, e successivamente una riflessione a cura dell'ex magistrato e scrittore Gerardo Colombo. Direi di far entrare sul palco a questo punto gli artisti, che hanno deciso di non parlare ma di presentarsi con la loro musica. Grazie a tutti e buona visione.
L'azione si svolge in Spagna, a Siviglia. Nel periodo in cui è più atroce l'azione del Tribunale dell'Inquisizione, quando per la gloria di Dio ogni giorno nel paese ardono i roghi e con grandiosi auto da fé si bruciano gli eretici. Non era questo il modo in cui ci aveva promesso che sarebbe sceso alla fine dei secoli, in tutta la sua gloria celeste. No. Ma egli ha voluto per un attimo visitare lo stesso i suoi figli, e proprio là dove cominciavano a crepitare i roghi degli eretici. Egli passa fra gli uomini in quella stessa forma umana di 15 secoli prima. Discende verso le vie roventi della città meridionale, dove proprio il giorno avanti, in un grandioso auto da fé, alla presenza del re, della corte, dei cavalieri, dei cardinali e delle più avvenenti dame di corte, innanzi a tutto il popolo di Siviglia, il cardinale grande inquisitore ha fatto bruciare in una sola volta quasi un centinaio di eretici. Ad maiorem Dei gloriam. È comparso furtivamente, senza farsi sentire, ma tutti lo riconoscono. Il popolo è irresistibilmente attratto verso di lui, lo circonda, gli si affolla attorno, lo segue. Egli passa silenzioso in mezzo a loro, con un mite sorriso di infinita compassione. Il sole dell'amore gli arde nel cuore, dai suoi occhi fluiscono i raggi della luce, del sapere e della forza, riversandosi sugli uomini, e fanno tremare il loro cuore d'amore. Ed ecco che un vecchio tra la folla, cieco dalla nascita, esclama: «Signore, guariscimi e anch'io ti vedrò!» Ed è come se dai suoi occhi cadesse una squama e il cieco lo vede. Il popolo piange e bacia la terra dove egli cammina, i bambini gettano fiori al suo passaggio e tutti lo acclamano cantando «Osanna!» «È lui! È proprio lui!» ripetono tutti. «Deve essere lui! Non può che essere lui!» Egli si ferma sul sagrato della cattedrale di Siviglia, proprio nel momento in cui accompagnano in chiesa tra i pianti una piccola bara bianca scoperta, dentro la quale riposa una bimba di 7 anni. L'unica figlia di un eminente cittadino. La bimba morta è sommersa dai fiori. «Lui farà resuscitare la tua bambina!» gridano dalla folla alla madre in lacrime. A un tratto si leva il lamento della madre. La donna si getta ai suoi piedi. «Se sei davvero tu, resuscita la mia bambina!» Il corteo si arresta e la piccola bara viene deposta sul sagrato, ai suoi piedi. Egli la guarda con compassione, le sue labbra pronunciano piano ancora una volta le parole: «Talita Kumi, fanciulla, alzati!» E la bimba si solleva nella bara. Si mette a sedere e si guarda intorno sorridendo, con gli occhi sgranati, pieni di stupore. Il popolo è sconcertato. Si odono grida, singhiozzi, ed ecco che proprio in quell'istante, sulla piazza, accanto alla cattedrale,
stampa se il cardinale grande inquisitore in persona.
È un vecchio di quasi 90 anni, alto ed eretto, con il viso emaciato e gli occhi infossati, ma dai quali emana ancora un bagliore simile a una scintilla di fuoco. Non indossa che il suo vecchio rozzo saio monastico. Lo seguono a una certa distanza i suoi tetri aiutanti, i suoi schiavi, la sacra guardia. Da lontano ha visto tutto. Ed ora si ferma davanti alla folla con il viso rabbuiato, aggrottando le folte sopracciglia canute. Tende il dito e ordina alle guardie di prenderlo. E tale è la sua forza, e a tal punto il popolo timoroso è ormai avvezzo a obbedirgli, che la folla subito si apre dinanzi alle guardie, e queste, nel silenzio di tomba che di colpo calato, mettono le mani su di lui e lo conducono via. Il prigioniero viene scortato e rinchiuso nella tetra prigione dell'antico palazzo del Santo Uffizio. Passa il giorno, sopravviene la notte, la nera, calda, soffocante notte sevigliana. Nelle spesse tenebre si apre a un tratto la porta di ferro, il vecchio inquisitore in persona, con una torcia in mano, entra lentamente nella cella. È solo. La porta si richiude subito alle sue spalle. Si arresta sulla soglia, immobile, fissa a lungo il viso del prigioniero. Finalmente si avvicina a passi lenti. Posa la torcia sul tavolo e gli domanda: sei tu? Sei tu? Ma non ricevendo risposta, aggiunge in fretta: non rispondere, taci. E poi che cosa potresti dire? So anche troppo bene quello che diresti. Tu non hai il diritto di aggiungere nulla a quello che hai già detto una volta. Perché sei venuto a infastidirci? Perché lo sai anche tu che sei venuto a infastidirci. Lo sai cosa accadrà domani? Io non so chi tu sia, né voglio sapere se tu sia proprio lui o se solo gli somigli, ma domani, domani ti condannerò e ti brucerò sul rogo come il più empio degli eretici. E quello stesso popolo che oggi ti baciava i piedi, domani a un mio cenno si precipiterà ad attizzare il fuoco del tuo rogo. Lo sai questo? Sì, forse lo sai, aggiunse profondamente assorto, senza distogliere per un solo istante lo sguardo del prigioniero. Hai tu il diritto di rivelarci anche uno solo dei segreti del mondo da cui sei venuto? No, non ce l'hai. Tutto quello che di nuovo potresti predicare ora riguarderebbe la libertà di fede degli uomini, poiché apparirebbe come un miracolo. Ma la loro libertà di fede ti era più cara di ogni altra cosa già allora, 1500 anni fa. Non eri forse tu a ripetere sempre: voglio rendervi liberi? Ecco, ora li hai visti questi uomini liberi? Sì. Questa faccenda ci è costata cara, ma noi l'abbiamo finalmente portata a termine nel nome tuo,
Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma ora l'opera è finita. È senza dubbio finita. O tu non credi che sia finita? Perché mi fissi con quel tuo sguardo mite, non mi degni neppure della tua indignazione? Ma sappi che ora, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere completamente liberi. Eppure ci hanno reso la loro libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Ma siamo stati noi a convincerli. Era forse questo che volevi, una libertà simile? L'uomo è stato creato per essere un ribelle, ma possono forse essere felici i ribelli? Avvertimenti e consigli non ti sono mancati, ma tu non li hai ascoltati e hai rinnegato l'unica via attraverso la quale si potevano rendere felici gli uomini. Per fortuna, andandotene, hai affidato a noi la cosa. Tu hai promesso, hai garantito con la tua parola, dandoci il diritto di legare e di sciogliere. E ora non puoi più in alcun modo pensare di sottrarci questo diritto. Perché allora sei venuto a infastidirci? Spirito intelligente e terribile, lo spirito dell'autodistruzione e del non essere. Il grande spirito ha parlato con te nel deserto e ci è stato tramandato dei libri che egli ti ha tentato. Non è così? Era mai possibile dire qualcosa di più vero di ciò che egli ti ha rivelato in quelle tre domande che nei libri sono chiamate tentazioni e che tu hai respinto? Eppure, se mai sulla terra è stato compiuto un autentico, clamoroso miracolo, questo è avvenuto proprio quel giorno, il giorno delle tre tentazioni.
Allora ciò non poteva ancora risultare evidente, poiché l'avvenire era ignoto, ma adesso che sono trascorsi 15 secoli, noi vediamo che tutto quello che è stato profetizzato in quelle tre domande si è a tal punto avverato che non è più possibile aggiungere o togliere nulla. Decidi tu stesso chi aveva ragione, se tu o colui che ti interrogava. Rammenta la prima domanda. Se non le esatte parole, il senso tuttavia era questo: tu vuoi andare nel mondo a mani vuote, con una promessa di libertà da cui gli uomini sono intimoriti, poiché per l'uomo non c'è mai stato nulla di più intollerabile della libertà. Vedi invece queste pietre nel deserto, nudo, infuocato. Mutale in pani, e l'umanità ti seguirà come un gregge, docile e riconoscente. Ma tu non hai voluto privare l'uomo della libertà. Hai pensato: quale libertà ci può mai essere se l'obbedienza la si compra con il pane? Tu hai obiettato che non di solo pane vive l'uomo. Ma sai tu che in nome di questo pane terreno lo spirito della terra insorgerà contro di te e ti sconfiggerà? Sai che trascorreranno secoli e l'umanità proclamerà per bocca del suo sapere e della sua scienza che il delitto non esiste e che dunque non esiste il peccato, ma esistono soltanto gli affamati. Prima sfamali e poi pretendi la virtù. Ecco quello che scriveranno sulla bandiera che leveranno contro di te e che abbatterà il tuo tempio. Al posto del tuo tempio sorgerà un nuovo edificio, una nuova e terrificante torre di Babele, benché anche questa resterà incompiuta come la prima. Tu avresti potuto evitare la costruzione di questa nuova torre e abbreviare di 1000 anni le sofferenze umane, perché è da noi che verranno la fine, dopo essersi angustiati con la loro torre. Allora ci cercheranno e grideranno: sfamateci, perché coloro che ci avevano promesso il fuoco dei cieli non ce lo hanno dato. E allora saremo noi a finire la loro torre, poiché la porterà a compimento solo chi li sfamerà, e saremo noi a farlo, dandogli a credere di farlo a nome tuo. Alla fine non potranno che deporre la loro libertà ai nostri piedi e dirci: rendeteci pure schiavi, ma sfamateci. Finalmente capiranno da soli che libertà e pane terreno per tutti sono cose fra loro inconciliabili, perché mai e poi mai sapranno dividerlo fra di loro. E si persuaderanno così di non poter mai essere neppure liberi, perché sono deboli, viziosi, inetti e ribelli. Tu hai promesso loro il pane celeste, ma che accadrà dei milioni, dei miliardi di esseri che non troveranno la forza di disdegnare il pane terreno per quello celeste? O forse a te sono cari solo quelle decine di migliaia di esseri grandi e forti, mentre i deboli devono essere solo materiale per i grandi e per i forti? No, a noi anche i deboli sono cari. Saranno a tal punto spaventati dalla libertà che ci ammireranno e ci riterranno simili a dei, perché mettendoci alla loro testa abbiamo accettato di sopportare la libertà e di dominarli. Ma noi diremo che obbediamo a te e che governiamo in nome tuo.
Io ti dico che non c'è per l'uomo affanno più grande che quello di trovare al più presto qualcuno a cui rendere il dono della libertà che quell'infelice ha avuto nascendo. Tu hai voluto il libero amore dell'uomo affinché ti seguisse liberamente, ammaliato e conquistato da te. In luogo dell'antica legge, sarebbe stato l'uomo d'ora in poi a dover decidere liberamente nel suo cuore fra il bene e il male, avendo come unica guida la tua immagine. Ma è mai possibile che tu non abbia pensato che alla fine avrebbe contestato e ripudiato anche la tua immagine, la tua verità, oppresso da un fardello così terribile come la libertà di scelta? Tu stesso hai posto le basi della rovina del tuo regno. Sono tre forze, tre sole forze sulla terra in grado di vincere e incatenare per sempre la coscienza di questi esseri miseri e ribelli, per garantire loro la felicità, il miracolo, il mistero e l'autorità. Tu hai rifiutato la prima, la seconda e la terza, dando così l'esempio. Desideravi un amore libero, non il servile fervore dello schiavo atterrito per sempre dinanzi al potente. Ma in tal modo tu hai tenuto troppo in conto gli uomini, poiché essi, benché siano stati creati ribelli, sono di certo degli schiavi. Ormai sono trascorsi 15 secoli, guarda e giudica tu stesso chi ha innalzato fino a te. Ti giuro, l'uomo è stato creato più debole e più vile di quanto tu pensassi. Può forse eguagliarti in quello che hai fatto? Stimandolo tanto tu hai agito come se avessi cessato di averne compassione, perché hai preteso troppo da lui che è debole e vile. Che importa se ora si ribella ovunque contro il nostro potere, orgoglioso della sua ribellione? È l'orgoglio del bambino e dello scolaro. Sono bambini piccoli che in classe si ribellano e cacciano fuori il maestro. Ma finirà anche l'entusiasmo dei ragazzini e la pagheranno cara.
Abbatteranno i templi, inonderanno di sangue la terra e si accorgeranno alla fine questi scolaretti superbi di non essere altro che dei ribelli per giunta deboli, incapaci di sostenere la propria rivolta, versando le loro sciocche lacrime. Riconosceranno infine che chi li ha creati ribelli voleva di certo farsi beffe di loro. E così inquietudine, sgomento, infelicità sono l'attuale sorte degli uomini, dopo che tu hai sofferto tanto per la loro libertà. Il tuo grande profeta, nella sua visione, nella sua allegoria, dice di avere visto tutti coloro che parteciperanno alla prima resurrezione, che ce n'erano 12.000 per ogni tribù. Ma se erano tanti, vuol dire che non dovevano essere uomini, bensì dei. Hanno abbracciato la tua croce, sopportando per decine di anni la fame, il nudo deserto, cibandosi di cavallette e di radici, ma non dimenticare, non erano che poche migliaia e per di più dei. E tutti gli altri? Che colpa hanno tutti gli altri deboli, che non hanno saputo sopportare quello che i forti hanno sopportato? Di che cosa è colpevole un'anima debole se non ha la forza di accogliere doni così terribili? Possibile che tu sia venuto davvero solo per parlare agli eletti? Ma se è così, allora questo è un mistero che noi non possiamo comprendere. Per questo ci siamo sentiti in diritto di insegnare agli uomini che non è l'amore, bensì il mistero a cui devono assoggettarsi ciecamente. E così abbiamo fatto. Abbiamo corretto la tua opera, fondandola sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini? Gli uomini si sono rallegrati di essere guidati di nuovo come un gregge, di vedere il loro cuore finalmente liberato da un dono tanto terribile che aveva arrecato loro tanti tormenti. Avevamo ragione di insegnare e di agire così? Dillo! Non amavamo forse l'umanità? Riconoscendo con umiltà la sua debolezza, alleviando con amore il suo fardello, permettendo la sua debole natura di peccare con il nostro consenso. Arrabbiati pure. Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. Perché mi fissi in silenzio? Con il tuo sguardo mite e penetrante, che cosa avrei da nasconderti? Forse tu vuoi sentirlo proprio dalle mie labbra. Allora ascolta. Noi non siamo con te, ma con lui. Ecco il nostro segreto.
È da molto ormai che non siamo più con te, ma con lui. Sono precisamente 8 secoli che abbiamo preso da lui ciò che tu avevi respinto con sdegno, quell'ultimo dono che egli ti offriva mostrandoti tutti i regni terreni. Noi abbiamo accettato da lui Roma e la spada dei Cesari. E ci siamo proclamati sovrani della terra, gli unici, benché ancora non abbiamo completato la nostra opera. Oh certo, la nostra opera è solo all'inizio, però è già cominciata. Ancora a lungo bisognerà attendere il suo compimento e la terra soffrirà ancora molto, ma noi raggiungeremo il fine, saremo Cesari, e allora ci preoccuperemo della felicità universale. Da sempre l'umanità nel suo insieme ha mirato a organizzarsi in modo universale. Grandi conquistatori come Tamerlano e Gengis Khan hanno attraversato la terra come un turbine, cercando di conquistarla, ma anche loro, sia pure inconsapevolmente, esprimevano la stessa grande esigenza umana di un'unione universale. Accettando il mondo e la porpora dei Cesari, avresti fondato il regno universale e garantito una pace universale, che infatti dovrebbe dominare gli uomini, se non coloro che dominano le loro coscienze e nelle cui mani è il loro pane. Noi abbiamo la spada dei Cesari e così facendo naturalmente abbiamo ripudiato te e seguito lui. Oh, trascorreranno ancora secoli di eccessi del libero pensiero, della scienza e dell'antropofagia, perché avendo iniziato a erigere la Torre di Babele senza di noi, è con l'antropofagia che finiranno. Ma appunto allora la bestia striscerà verso di noi e leccherà i nostri piedi, spruzzandoli con le lacrime di sangue che sgorgeranno dai suoi occhi. E noi ci siederemo sulla bestia e leveremo in alto un calice su cui sarà scritto mistero. Solo in quel momento avrà inizio il regno della pace e della felicità per gli uomini. Tu sei orgoglioso dei tuoi eletti, ma tu non hai che eletti, mentre noi porteremo la serenità a tutti. Con noi saranno tutti felici e non si ribelleranno più, né si stermineranno a vicenda come facevano ovunque grazie alla tua libertà. La libertà, il libero pensiero e la scienza li condurranno in tali labirinti e li porranno davanti a tali miracoli, a tali indecifrabili misteri che alcuni di loro, indocili e violenti, si distruggeranno da sé, mentre altri, indocili ma deboli, si stermineranno fra loro, e gli ultimi rimasti, deboli e infelici, strisceranno i nostri piedi e ci grideranno: sì, avevate ragione, voi siete i soli a possedere il suo segreto e noi torniamo da voi, salvateci da noi stessi. Ricevendo da noi il pane, vedranno certo chiaramente che quello è il loro pane, guadagnato dalle loro braccia, e che noi lo prendiamo per distribuirlo senza alcun miracolo. Vedranno che non abbiamo mutato in pane le pietre, e apprezzeranno anche troppo che cosa significa sottomettersi una volta per sempre. Solo quando gli uomini lo avranno capito saranno felici. Dimmi,
Chi più di tutti ha favorito questa incomprensione? Chi ha diviso il gregge, disperdendolo per vie sconosciute? Eppure il gregge si radunerà di nuovo e tornerà a sottomettersi, questa volta per sempre. Allora daremo loro la quiete che spetta a tutti gli esseri deboli, quali essi sono. Sì, li costringeremo a lavorare, ma nelle ore libere dalla fatica organizzeremo la loro vita come un gioco infantile, con fanciulleschi cori e canti e danze innocenti. Oh, concederemo loro anche il peccato, perché sono deboli e fragili, e così in ragione di questo ci ameranno come bambini. Diremo loro che ogni peccato, purché commesso con il nostro consenso, verrà riscattato e non avranno più segreti per noi. Noi permetteremo o proibiremo loro di vivere con le proprie mogli o amanti, di avere o non avere figli, sempre giudicando in base alla loro obbedienza, e loro si assoggetteranno con allegria, con gioia. Tutti, proprio tutti, porteranno a noi i loro terribili tormenti e noi li risolveremo, ed essi, sollevati, si rimetteranno alla nostra decisione, perché ciò li libererà da un grande affanno e dall'orribile sofferenza di dover decidere da sé. E tutti saranno felici, milioni e milioni di esseri, fuorché quel centinaio di migliaia che saranno alla loro guida. Perché solo noi che siamo depositari del segreto, saremo infelici. Ci saranno miliardi di creature felici e 100.000 martiri che avranno preso su di sé la maledizione della conoscenza del bene e del male. E noi, che per la loro felicità ci saremo fatti carico dei loro peccati, ci alzeremo dinanzi a te e ti diremo: giudicaci, se puoi e se osi. Thank you.
Sappi che io non ti temo. Sappi che anch'io sono stato nel deserto e mi sono cibato di cavallette e di radici, e anch'io benedicevo la libertà con la quale tu avevi benedetto gli uomini e mi preparavo a entrare nel numero dei tuoi eletti. Ma sono tornato in me e non ho più voluto servire la tua follia. Mi sono unito alla schiera di coloro che hanno corretto la tua opera, allontanandomi dai superbi e tornando agli umili per la loro felicità. Ciò che ti dico si avvererà e sorgerà il nostro regno. Ti ripeto che domani tu vedrai questo docile gregge che al mio cenno si precipiterà ad attizzare i carboni ardenti del rogo, sul quale ti farò bruciare perché sei venuto a disturbarci. Perché se c'è qualcuno che più di tutti merita il rogo, quello sei tu. Domani ti farò bruciare, e così sia. L'inquisitore tace, aspettando per un po' che il prigioniero gli risponda. Il suo silenzio gli pesa. Ha notato come il prigioniero lo ha ascoltato per tutto il tempo senza mai distogliere da lui il suo sguardo calmo e penetrante, non volendo evidentemente obiettare nulla. Il vecchio desidererebbe invece che gli dicesse qualcosa, anche se terribile, amara. Ma a un tratto egli in silenzio si avvicina al vecchio e lo bacia dolcemente sulle sue vecchie labbra esangui. Ed è tutta lì la sua risposta. Il vecchio sussulta. Gli angoli delle labbra hanno come un tremito. Va verso la porta, la apre e gli dice: vattene e non venire più, mai più. E lo lascia andare per le oscure vie della città. Mattia Cipolli al violoncello, Stefano Pilia alla chitarra e all'elettronica e Tommaso Luison al violino. Grazie mille. Ringraziamo l'Ensemble Conquering Dance per la suggestiva performance, in particolare anche Mattia Cipolli, correggese, fondatore appunto dell'Ensemble Conquering Dance. E ora passiamo alla seconda parte, invitiamo sul palco Gherardo Colombo, ex magistrato, scrittore e presidente della casa editrice Garzanti. In particolare ricordiamo che all'ingresso, grazie alla libreria Ligabue, è anche in vendita l'ultima opera, Il peso della libertà, del grande inquisitore. Ecco, il titolo Tra il bene e il male, Il tormento della libertà, ci racconta un po' quello che ci dirà Gherardo. La libertà vista come un tormento, ossia un fastidio, un qualcosa che l'uomo da sempre aspira, a cui aspira, che cerca disperatamente,
ma che alla fine, quando pensa di avere, non riesce a gestire, non ne ha le capacità. E sentiremo appunto Gherardo approfondire questo tema, in particolare partendo da una domanda che viene citata nel suo libro: chi è l'uomo? Se ne può avere fiducia? Questa è una domanda che, se ci pensiamo, è valida non solo per le relazioni personali, ma anche per l'organizzazione della società. Quindi ci spiegherà lui se effettivamente di questo uomo si può avere fiducia. Attendiamo un momento che sale Gherardo Colombo. Grazie. Buonasera, grazie. Se lasciate un po' di luci io preferisco, perché se a voi non dà fastidio, eh? Perché a me piace vedere le persone con cui parlo, eh? E questo buio, beh, insomma, non mi consente di guardarvi un pochino negli occhi come faceva con il grande inquisitore, nel senso che senza vedersi è difficile, ma molto difficile, instaurare un rapporto. Allora, avete sentito, no? È stato letto quasi tutto. Lo conoscevate? Qualcuno sì, qualcuno no. Io ho paura di disturbare in questo momento, perché è talmente intenso il contenuto di questo racconto, e che forse bisognerebbe rifletterci un pochino, no? Bisognerebbe prima digerirlo un po' per poterne parlare, con una sufficiente tranquillità d'animo. Io credo che il grande inquisitore, con questa specie di requisitoria nei confronti di Cristo, insomma, racconti tante cose che alla fine vediamo. E in qualche misura, almeno a me, fa correre un brivido lungo la schiena. Questo racconto così pervasivo anche, no? Sapete da dove viene? È un capitolo di un romanzo, molto grande, che Dostoevskij scrive appena prima di morire. Lo finirà nel 1880, morirà qualche mese dopo averlo finito. Sapete che allora i romanzi si pubblicavano anche, no? Via via che venivano alla nascita su dei periodici, e così è stato per il grande inquisitore. Questo è un capitolo che sta abbastanza avanti nel romanzo. I fratelli Karamazov racconta la storia di una famiglia, è inutile che ne parliamo adesso, sarebbe troppo lungo, non riuscirei a prendere il treno che ho un programma di prendere, e forse voi saltereste la cena, saremmo tutti poi un pochino... No. Non posso, sono sempre di corsa. Il capitolo segue un altro capitolo che si chiama Ribellione. Beh, qualche accenno alla famiglia bisogna ben darlo, no? C'è questo padre che è un padre dissoluto, è un padre che segue proprio la soddisfazione di tutti i sensi, facendo male alla fin fine alle persone che ci sono intorno, che ha 3 figli. Di questi figli, 2 sono Ivan ed Alosha, in effetti ne ha 4, diciamo 3 figli legittimi e 1 che invece no. Il romanzo racconta la storia della famiglia e alla fine l'omicidio del padre e tutto quel che riguarda il come, il perché e il chi dell'omicidio. Non vi racconto perché è quasi come se fosse un giallo. Dostoevskij è bravissimo, io lo amo e lo amo profondamente. A noi interessa però soltanto il rapporto che esiste tra questi 2 fratelli.
Ivan è quello che è scettico, è tormentato. Ecco, Ivan è veramente tormentato da delle domande che sono delle domande immense. E invece Alyosha è la persona serena che crede, lui vive in un convento, la sua strada è quella, no? E è proprio l'immagine della comprensione, ecco, della comprensione della natura, della, io direi, della disponibilità, secondo il punto di vista suo, di Alyosha, della divinità nei confronti dell'essere umano. Si incontrano un giorno, sono giovani, tutte e due, Alyosha è minore, ma sono giovani entrambi. E un giorno si incontrano in una trattoria e Ivan, che è lo scettico, comincia a parlare con suo fratello e gli racconta quel che sta nel capitolo precedente, come vi dicevo, che si chiama Ribellione. Il contenuto ve lo sintetizzo al massimo. Sta nelle tre parole, nelle quattro parole che Ivan dice verso la fine. Se questo è il mondo, restituisco a Dio il biglietto d'ingresso. Eh sì, perché prima parla del male e si chiede perché il male, e si avvicina lentamente e lentamente comincia a ragionare facendo una serie di esempi, e parla del male degli adulti tra loro e dice, insomma, alla fine può anche essere comprensibile, ve lo sintetizzo moltissimo, se no veramente poi, può anche essere comprensibile che un adulto subisca il male, perché ha mangiato la mela, perché ha da rispondere del male che ha fatto. Ma i bambini? Come si può giustificare il male ai bambini? E attraverso il percorso, io vi consiglio di leggere anche Ribellione, attraverso il percorso arriva a questa conclusione: se questo è il mondo, restituisco a Dio il biglietto d'ingresso. Non lo farò subito, ma lo farò quando arriverò 30 anni. Ecco, a questa affermazione ovviamente Alyosha insomma reagisce con la sua calma, la sua pacatezza, pur essendo in qualche modo stato coinvolto in questa perversità del male dal fratello, che gli racconta una storia, la storia di un bambino dilaniato da cani, e gli dice, e tu cosa faresti a chi ha creato questa cosa? E lui dice, in altre parole, la fucilazione, mi sembra di ricordare, però potrei sbagliare, insomma lo ammasserei. Vedi che anche tu, gli dice, vedi che anche tu sei parte del male. Allora si ribella Alyosha e di fronte alla contestazione del fratello, Ivan gli racconta questa storia. Comincia, avete sentito, nel XVI secolo, 1500, a Siviglia, in queste notti incantevoli. Non ve lo riracconto perché l'avete sentito, anche se vale la pena di sottolineare qualcuno di questi passaggi. Te l'aveva ben detto lo spirito terribile e acuto.
quale sarebbe stata la strada per conquistarli. Ma tu non hai voluto usare il pane, non hai voluto usare il miracolo, non hai voluto usare il mistero, non hai voluto usare la spada di Cesare, no, perché hai dato loro la libertà. E non c'è tormento maggiore per l'essere umano che dover scegliere tra il bene e il male, avendo davanti a sé come parametro la tua immagine. Ah, pensate quante riflessioni potremmo fare, no? su questa riflessione di Ivan, no? Contestualizzarla nell'oggi, per esempio, ma andando indietro, guardando la nostra storia, il nostro passato. E qual è la difficoltà? Insomma, cominciamo a parlare prima di cos'è la libertà. Proviamo a vedere, mi seguo un attimo, va? Perché ho paura di avvicinarmi troppo, poi casco e... Eh sì, viene fuori chissà che cosa. Che cos'è la libertà? Lo dice, no? La libertà è la scelta. Siamo ben imperfetti noi, eh? Ci piacerebbe così tanto essere onnipotenti? Tanto che confondiamo la libertà con l'onnipotenza. Che cosa può fare chi è libero che invece non può fare chi non è libero? Ci viene quasi spontaneo dire tutto. Chi è libero può far tutto e chi non è libero invece no, deve fare quel che gli viene imposto di fare. E invece non è vero che possiamo fare tutto. Possiamo fare o questo o quello. È lì la libertà. La libertà consiste nella scelta. E tutte le volte che scegliamo, da una parte prendiamo, ma dall'altra lasciamo. E quante volte ciascuno di noi nel corso della sua vita ha detto: se l'avessi saputo non avrei fatto così. E quante volte l'esercizio della nostra libertà è stata causa di rimpianto, di rammarico, di tormento, di disperazione. Mamma mia, basta leggere le cronache. Voi prendetemi, Stia attento. Pronto. Basta leggere le cronache, no? Prova a pensare, le persone che ammazzano e poi si ammazzano subito dopo. Perché si ammazzano subito dopo? Perché rientrano in loro: che cosa ho fatto? Che cosa ho combinato? Che disastro? E soltanto dopo aver visto gli effetti della loro azione. Ma quante volte ci capita di ripercorrere una nostra scelta con un disagio, con una disperazione a volte che ci segue per tutta la vita. Quante volte invece ci neghiamo e facciamo finta di non essere stati noi. Come i bambini a cui si dice: ma perché hai fatto così? E lo facevano tutti i miei compagni. E non sono stato io, sono stati tutti gli altri, io li ho seguiti come una pecora. Caspita, questa scelta, che vuol dire sempre rinuncia, e che a prescindere poi dal risultato della scelta ci ricorda momento per momento quanto siamo imperfetti. Perché non possiamo avere tutto. O questo o quello. Out, out, o.
come diceva Kierkegaard. Che quando ci succede, non capita a tutti, di scoprirlo durante l'adolescenza, insomma, sono pene, sono tormenti, perché passiamo da quel mondo in cui tutto sembra possibile, il mondo dell'infanzia, al mondo in cui ci rendiamo conto che invece no, che esistono i limiti, che esistono gli altri e che anche gli altri possono o vogliono potere. Caspita che roba, Ecco, il grande inquisitore, di fronte al disegno di Cristo, dare a ciascuno la libertà, e gli dice: ma che disastro hai fatto? Ma come hai potuto pensare di dare la libertà a questi esseri così ribelli, incapaci? E come fanno, poveretti? Come fanno? Noi... Beh, adesso questo qua me l'ha messo qui apposta per vedere se ero abbastanza furbo da non calpestarlo. E dicevo, e questi poveretti, ma come fanno? Come riescono a avere speranza alla fin fine? Ma non capisci come non hai dimensionato, no? Questo che sembra un dono e invece un danno della libertà alle capacità. E noi allora cosa facciamo? Noi dobbiamo rimediare. Dobbiamo rimediare a tutto questo errore incredibile che hai fatto tu, ma te l'aveva detto. E tu hai insistito, no, perché se io uso il pane, poi mi seguono perché disfamo, non perché mi amano. E se io uso il miracolo, e mi seguono perché sono stupefatto. Non perché mi amano, sono stupefatti, perdono, non perché mi amano. E se mi seguono per il mistero, mi seguono perché non capiscono un accidente di niente, non perché mi amano. E se uso la spada, l'autorità, mi seguono perché hanno paura, non perché mi amano. Caspita, adesso pensiamoci, quanto ci ritroviamo, no? Nelle parole del grande inquisitore. E non è così oggi il mondo. E il miracolo e il mistero da una parte, io ci ho scritto su queste cose, io il miracolo e il mistero li vedo nel mercato, nel consumo, nella pubblicità, queste cose che poi alla fin fine ci incatenano tanto quanto l'autorità. Qui tutti a seguire, consuma, consuma, butta via. C'è qualcuno, non tutti, però qualcuno c'è, per fortuna non tutti. Qualcuno c'è che ha la mia età. Io confronto, lei dice, tanti, ma no, ci vedo bene. A me viene da confrontare la mia adolescenza con l'adolescenza dei ragazzi di oggi. Quando io avevo 16, 17, 18 anni, si aggiustava tutto. Si aggiustava tutto, credo anche qui, no? Caspita. Io sono nato in Brianza, sono sempre vissuto a Milano, però avevo dei nonni brianzoli e quindi mi succedeva, no, molto spesso di trascorrere dei periodi della mia infanzia, d'estate, le vacanze di Natale, così, dai nonni, che abitavano in una grande cascina. Non c'era la raccolta dei rifiuti, perché non si facevano rifiuti.
Cioè c'erano un pochino di cose che si mettevano, non era in dialetto milanese, si diceva la ruera, che era un posto molto molto contenuto all'interno del cortile, e dove si trovavano che cosa? Qualche rete da letto scassata, qualche cosa che non si poteva consumare perché si bruciava, o perché si mangiava, o perché si dava da mangiare agli animali, o perché si usava come concime. Eh sì, era così. Si aggiustava tutto, e quante cose ero capace io anche di aggiustare, non lo so, il motorino che si rompeva, il filo dell'acceleratore o il filo del freno, queste cose qua. Adesso prendete una di queste cose qua. Sì, non sappiamo cosa c'è dentro. Non lo sappiamo neanche, ma provate. Si rompe, siamo disperati. Ma si rompe, non c'è neanche bisogno che si rompa, perché esce un nuovo modello, un bel pacco di persone, quello superato lo butta via. No? E non è così un pochino per tutto. Magari qualche calzolaio c'è ancora, però allora le scarpe si riparavano fin quando proprio non ce la facevano più, e adesso invece è necessario rispondere a certi canoni. Sì, si butta. E poi ci lamentiamo che la natura si torce contro. È insomma impressionante, perché dove non c'è il mercato, la pubblicità, il consumo che ci autoimponiamo, e poi invece ci sono le guerre. E che sono proprio la rappresentazione concreta di quel che diceva, ma quante ne ha viste, no, Dostoevskij, prima del 1880, quante ce ne sono state? Ci sono le guerre che rispondono anche alle esigenze di consumo. E perché anche per le armi è lo stesso discorso di tutti gli altri prodotti. E bisogna consumarle necessariamente, perché se no non si possono immetterne di nuove. E noi siamo immersi in questa realtà, nella quale sembra quasi che la profezia del grande inquisitore parzialmente cominci a avverarsi. Questo gregge che segue le insegne, che va dietro a queste mode, che ancora caspita, lo dice, no? Tanta strada bisognerà fare per arrivare all'unificazione. Ma che per certi aspetti, ma pensate come, non lo so, io delle volte mi stupisco. Entro in una classe, io vado molto spesso a parlare a bambini, ragazzi, eccetera, alle medie in particolare, cioè, entri, prima di entrare in classe ci sono gli appendini fuori con gli zaini per terra, tutti della stessa marca. Sì, tutti della stessa marca. Adesso non vorrei rompere qualcosa che poi qua... Come se veramente avessimo, a me viene in mente anche Dante, gli ignavi e così via, come se avessimo bisogno che ci fosse qualcuno che ci dica cosa fare. Ma ci avete mai pensato? Noi amiamo di più essere liberi o essere soggetti? Ci piace di più essere cittadini
o essere sudditi. Non è che veramente, magari non è che abbiamo bisogno che ci sia il grande inquisitore che ci imponga la sudditanza, ma che siamo noi a chiedere che ci sia un grande inquisitore, perché così da sudditi non abbiamo responsabilità. Ce l'ha detto la mamma, quindi basta. Ce l'ha detto la mamma. Pigrizia e viltà sono le ragioni per cui tanta parte dell'umanità rimarrebbe volentieri minorenne a vita, diceva Kant prima di Dostoevskij. La pigrizia, la paura. Se qualcun altro decide per noi, noi siamo sempre innocenti. Caspita, quanto ti dà da pensare questo brano, questo capitoletto, è corto. Quasi tutto è stato letto, insomma, qualche cosa, le parti essenziali, senz'altro. È una cosa breve. Ma che contenuto forte ha! Quanto è stato capace l'autore di fotografare il genere umano? Ecco, io credo, spero, penso che sia una questione di evoluzione, di cultura, di educazione. Siamo stati educati così dalla notte dei tempi. E allora, per forza, abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi. Perché non ci è mai stato insegnato di gestire la nostra libertà? Che pensateci, è la libertà? Sì, certo, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità. Uguali in libertà e dignità. Sì, nasciamo liberi nel senso che non abbiamo un padrone. Però caspita, che percorso è necessario fare per diventare capaci di essere liberi. Cominciamo da quando siamo nati. Siamo liberi da nati e formalmente, sostanzialmente dipendiamo completamente. Completamente dipendiamo dagli altri. Se gli altri non ci badassimo, ogni tanto vado avanti. Se gli altri non ci badassero, vedete che ho fatto apposta. Ma ditelo, guarda che hai sbagliato. Invece adesso provo a farne delle altre, che così vediamo un po' se cambiate almeno così. Cambiate posizione, storcete la bocca. E se gli altri non ci badassero? Bravi, avete visto che si impara. Moriremmo. Caspita. E poi progressivamente cresciamo e ci mettiamo dentro, da una parte, la conoscenza, le informazioni, quel che ci serve per riuscire a capire il mondo esterno, se è il caso o no di bere la candeggina. Sì, è così. Di fermarci quando finisce, vedete, qua. Io ho imparato, non so a che età, però se adesso fossi qui, che ho un anno e mezzo, 2 anni e sono i primi passi che faccio, lì non mi fermerei, perché non conosco l'esistenza di questo limite, no? Pangiù. Conoscevo una persona che, per insegnare a suo figlio, perché lui diceva che non bisogna fidarsi di nessuno, senza fiducia non si può stare insieme. Lui diceva così. Per fidarsi, veramente, per insegnare a suo figlio che non è il caso di fidarsi di nessuno, e metteva sul tavolo, 2 anni, 3 anni, aveva appena cominciato a camminare, vieni che papà ti prende.
vieni che papà ti prende. Lui arrivava e lui toglieva le braccia, ma veramente, giuro, eh? E poi gli diceva: ah, non devi fidarti di nessuno, non stare a sentire di quello. È veramente. E così tutto il resto, no? Tutte queste informazioni abbiamo cominciato, oltre che a camminare, facendo una gran fatica che non ci ricordiamo, a parlare, che fatica forse ancora di più, parlare rispetto a camminare, poi ogni tanto ci si confonde, anche alla mia età, per carità, no? E poi a distinguere, dicevo, la candeggina, il commestibile dal non commestibile. A distinguere quello che puoi fare in casa da quello che puoi fare fuori. Non so, voi conoscete forse nessuno, o quasi, perché era un vignettista di un po' di anni fa che si chiamava Novello. Non conosce nessuno? C'è qualcuno che lo conosce? Andate su Wikipedia e vedete se c'è Novello, magari non c'è neanche lì. Era bravissimo e faceva anche dei disegni molto molto provocatori. E uno dei disegni che mi ricordo rappresentava la platea della Scala, allora non c'era la televisione quando scriveva lui, e diceva: la Scala sarebbe così se le persone sentissero l'opera così come stanno quando stanno a casa loro. C'è quello che si lava i piedi, no? Sì, c'è quello che mangia, c'è quello che è sdraiato sul letto, eccetera eccetera eccetera. E tutto questo, distinguere da una parte le informazioni, dall'altra il discernimento. Ecco, io credo, forse mi illudo, ma credo che sia tanto, tanto, tanto questione di educazione. Cioè, educarci a diventare capaci di usarla, la libertà. E per usare la libertà, caspita quanto è necessario conoscere i nostri limiti. Che sono i limiti fisici, no? Beh, se vado in giro nudo d'inverno, prendo la polmonite. Ma sono anche i limiti che dipendono dal nostro essere animale socievole. Abbiamo un sacco di bisogno degli altri, eh? E lì poi ci arriveremo, ma neanche tra tanto. È lì che si spiega, a mio parere, il bacio. Il bacio finale. Cristo che bacia sulle labbra, lì un sacco di polemiche nel corso della storia. Ah, si è baciato sulle labbra, allora che cosa è, che significato? I russi si baciano sulle labbra. Abbiamo bisogno di affetto. Abbiamo bisogno che gli altri ci vogliano bene. Questa roba qua il grande inquisitore non l'ha mica considerata tanto. Abbiamo bisogno. È stato fatto un esperimento, almeno credo che sia vero, tempo addietro, dall'imperatore Federico II, il quale pensava che esistesse una lingua universale, cioè che tutti gli esseri umani, se non fossero stati così in qualche modo deviati dai dialetti, dalle varie lingue che parlavano coloro che già esistevano, avrebbero parlato una lingua universale innata. E siccome poteva farlo, un giorno ha detto: beh, mettiamo un po' di neonati, andato a prenderli, no? Poteva fare quel che voleva l'imperatore, in questo bellissimo castello, no? Garantiamo loro la cura, però nessuno deve parlare loro, che così a un certo punto verrà fuori che esiste questo linguaggio universale. E questi bambini sono stati accuditi, ma nessuno parlava loro. Sono morti tutti.
perché abbiamo bisogno del contatto, abbiamo bisogno degli altri. Questa qua è una cosa che molto spesso o dimentichiamo, o siccome non siamo capaci di capire che amore richiede amore, e egoisticamente vogliamo soltanto che gli altri ci amino senza però ricambiare. E se non veniamo, se il ricambio non avviene, cosa succede? Se io mi rendo disponibile nei confronti degli altri e gli altri non mi rispondono, allora cerco di imporgli di amarmi. E quindi si sviluppa, procede questo gioco perverso in cui l'amore si trasforma in ricerca di potere, di ricchezza, di fama. Alla fine di potere, perché la ricchezza e la fama sono gli strumenti attraverso i quali si ottiene potere. E si impone agli altri: amami, perché altrimenti ti faccio male. La spada di Cesare. Amami perché altrimenti ti punisco. L'invenzione è del carcere, l'invenzione della vendetta. Amami perché altrimenti mi vendico. Per riuscire a gestire la propria libertà è necessario tener conto di tutte queste cose, di tutti i bisogni che abbiamo. Basta quel chi è libero fa tutto. Chi è libero agisce nel contesto nel quale esistono tutti. Vedete, delle volte, no? Noi diciamo la mia libertà finisce quando inizia la libertà degli altri. È vero che è così. O magari non è vero proprio il contrario, e cioè che la mia libertà incomincia dove incomincia la libertà degli altri. Soltanto che, ovviamente, siamo capaci, gli altri e noi, la libertà di gestirla. Ah, mi viene in mente, cosa sarei libero di fare se vivessi da solo in un'isola deserta? Cosa sarei libero di fare? Sarei libero di leggere un libro? Sarei libero di guardare un film? Sarei libero di scambiare quattro chiacchiere? E sarei libero di mangiare un panino? L'avete visto quel film, come si chiamava? Castaway. Il povero. Si è dovuto inventare, ha dovuto trasformare un pallone in una persona per riuscire a sopravvivere. E caspita, di questo dobbiamo tener conto se vogliamo stare positivamente insieme, perché altrimenti, e condivido anch'io le parole del grande inquisitore, se non riusciamo a capire che siamo in relazione, e poi per forza bisogna che ci sia il papà che stabilisce, ordina. Perché per essere liberi è necessario essere capaci di essere liberi. E beh, è un bel compito, eh? È un bel compito anche perché, anche dal punto di vista dei principi, cioè dal punto di vista dei riferimenti, e cioè dal punto di vista delle leggi,
Beh, direi che non è mai stato così. Dostoevsky va a prendere un periodo storico ben preciso e va a prendere una situazione, va a prendere il grande inquisitore della Santa Inquisizione, e va a prendere quello che aveva tutti i poteri e che aveva tutti i simboli. Pensate, noi adesso a parole, perché poi nei fatti è esattamente il contrario, ma a parole noi adesso pensiamo che il punto di partenza sia il riconoscimento universale, no? C'è scritto nella Costituzione. E i diritti fondamentali, i diritti civili, i diritti umani sono di tutti. Ma è novità, eh? Sì, qui da noi comincia con la nostra Costituzione, altrove non è cominciato tanto prima, eh? Persino nella Rivoluzione Francese, cittadini erano soltanto i maschi, le femmine valevano niente. E noi adesso pensiamo, almeno ci sono questi riferimenti, questi fari, la Costituzione per esempio, che ci dicono tutti importanti allo stesso modo. Ma fino a poco prima che nascessi io, che per quanto di anni si vede che ne ho, però non sono Matusalemme, era esattamente il contrario. Le donne in Italia hanno votato alle elezioni politiche la prima volta il 2 giugno del 1946. Ma cosa voleva dire questo nella pratica quotidiana, nella vita di tutti i giorni? Voleva dire che le donne facevano le casalinghe. Erano rare le eccezioni. E comunque quelle eccezioni rare erano limitate. La donna non poteva fare il giudice, per dire, no? E non poteva entrare in Parlamento, ovviamente. E non poteva fare il poliziotto, e non poteva... quante cose. Allora, le donne facevano assistenza, in casa. Un pochino come nell'antica Grecia, quando curavano l'oikos, la casa appunto, e fuori dalla casa, non valevano niente. Il principio era... è giusto discriminare. Avevamo la religione di Stato. Cosa vuol dire? Vuol dire che i cattolici valevano di più degli altri. E caspita, quanto pesa ancora adesso? Quanto il grande inquisitore è in linea con tutto questo, nonostante le sue contraddizioni? Perché qualche contraddizione ce l'ha, no? E nel dire noi accettiamo tutti, noi vogliamo bene agli umili, mentre invece tu hai gli eletti. Dicevo, l'ha contestualizzato bene e nemmeno avrebbe potuto prevedere uno sviluppo che è quello di fronte al quale ci troviamo anche oggi, no? E si va avanti anche da parte di istituzioni come la Chiesa. Delle volte c'è stato il Concilio Vaticano II, non avrebbe forse potuto scriverlo così il grande inquisitore, no? Poi non so, c'è qualcuno che andava a messa? Si ricorda la messa in latino? Si ricorda qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum. Hic est enim calix sanguinis Dei. No? Questo è il sangue di Gesù Cristo sparso per voi e per molti in remissione dei peccati.
quel molti è diventato tutti e non avrebbe avuto la possibilità. È la stessa linea che nutre la Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Però noi dobbiamo andarci dietro, perché altrimenti è il grande inquisitore quello che organizza la società. Se non siamo capaci di vedere che la discriminazione non è, cioè, secondo me è anche opportuno superare, no, questa distinzione, cioè etichettare dal punto di vista morale la discriminazione è male. La discriminazione è male perché ci fa male, non perché c'è qualcuno che lo dice, ma perché è l'esperienza. E lo sapeva chi ha scritto la Costituzione, perché ha rovesciato il modo di stare insieme. 6 anni, neanche 6 anni, 5 anni e 8 mesi, 9 mesi, giugno, luglio, agosto, settembre, 5 anni e 9 mesi prima che gli italiani scegliessero chi avrebbe scritto la Costituzione e queste persone si mettessero a scrivere la Costituzione, 5 anni e 9 mesi prima è stata emanata in Italia la prima legge razziale. Pensate quanto niente, no, che c'è in mezzo. E come mai gli è venuto in mente di rovesciare il modo di stare insieme? Perché hanno fatto esperienza di dove portava la discriminazione. E adesso noi siamo qui che esteriormente sembra che quasi non ce ne importi neanche un accidente, che siamo sull'orlo, ma proprio così, adesso se vengo giù, attenzione, sì, perché metta sotto un telo o un materasso, non lo so, ma siamo proprio su quest'orlo. Un passo un pochino più avanti e magari qualcuno viene in mente di scatenare una guerra atomica. E loro qualche cosa di analogo l'hanno vissuto, perché tutti noi, credo, la bomba atomica quando siamo nati ce la siamo trovata qui. E quindi, come ci sono i terremoti, i cataclismi, le pandemie, eccetera, e beh, c'è anche la bomba atomica, si sa. Loro no. Prima non c'era. E dopo sì. Ma pensate che cambiamento epocale. E cosa si sono chiesti? Ma come facciamo a salvarci? Come facciamo a salvarci? E la risposta è stata quella. Via la discriminazione. Tutti i cittadini, vuol dire tutte le persone, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Che è esattamente il contrario del grande inquisitore. Cioè, questa elargizione, riconoscimento di fiducia nei confronti delle persone. L'opposto, no? Il grande inquisitore le vede le persone come quelle che hanno bisogno di essere governate, di essere suddite, perché da sole non sono capaci. E la nostra Costituzione vede l'opposto, tanto che dice che l'Italia è una Repubblica democratica. Cioè il potere appartiene alla sovranità, il potere appartiene al popolo.
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E però bisogna investire, bisogna che ci educhiamo a fare in modo che quel che dice la Costituzione sia vero. Se no, senza neanche accorgerci, come succede, arriva un grande inquisitore qualunque. Sotto le molteplici forme del pane, il miracolo, il mistero e l'autorità. Cristo risponde. E risponde con quel bacio. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire il bacio che Cristo dà al grande inquisitore? E vuol dire, non hai capito niente. Non sono quelli i parametri. Perché c'è l'amore, perché c'è la comprensione, c'è il vedere l'altro. E caspita, sarà anche difficile, perché oggettivamente sembra che è passato di tempo, dal 1500, quando Cristo è tornato sulla terra, tra virgolette. E ce ne vuole di impegno, caspita. E sono dietro l'angolo le ricadute. L'altro ieri abbiamo celebrato il giorno della memoria. Questo baratro nel quale ci siamo cacciati. Non so, qualcuno forse l'altro ieri sera ha visto su Rai 1 Fabio Fazio con Liliana Segre. Ha visto la scuola di via Ruffini, ha visto un simulacro ormai di cella a San Vittore, perché era singola, l'hanno fatta doppia, c'era singola, era piccolina, l'hanno fatta singole di celle in Italia. Ci sono soltanto quelle o per i 41 bis o per l'isolamento, se no sono, generalmente ci stanno 4 persone in 12 metri quadri, a proposito del senso di umanità. Le pene non possono essere in contraddizione col senso di umanità. 4 persone in 12 mesi. Vabbè, lasciamo perdere un'altra cosa. E poi il binario 21, che sta a Milano. Da dove partivano i treni per Auschwitz. Io sono stato ad Auschwitz. Sono stato a Birkenau, sono stato a Dachau, ho visto musei un pochino da tutte le parti, a Berlino, a Varsavia, a Gerusalemme. E beh, il memoriale della Shoah è il luogo che mi riguarda più direttamente. Non c'ero, ma non conta. Quel che ho provato la prima volta che ho visto il binario 21, non ha avuto paragone rispetto a quel che ho provato vedendo Auschwitz, perché comunque Auschwitz sta là. C'è un sacco di chilometri in mezzo, e io invece sono qua. E quando vedo invece che da qui partivano, caspita come si coinvolge la mia responsabilità. E la risposta di Cristo è: riconosci l'altro. Se riconosci l'altro, basta. Tutta quella costruzione che tu fai, è una costruzione che magari è anche un gioco, perché intanto tu stai su e gli altri stanno giù.
Eh sì, tu hai la sofferenza del decidere per tutti gli altri, ma gli altri sono sottomessi, hai il potere. Che attenzione, il potere ci attrae anche perché in qualche misura ci serve a esorcizzare la morte. Eh sì, perché noi sappiamo che moriremo tutti? Tutti qua, lo sapete, eh? Ma è vero, eh? E succede quasi a nessuno la storia della bambina di 7 anni. Sapete, tutti quanti noi moriamo, ma ci piace morire. E generalmente no, alla signora in particolare. Però anche a me non piace per niente morire. Ma come sappiamo che moriremo? Ne abbiamo fatto esperienza, come abbiamo fatto esperienza del dolce e del salato, abbiamo fatto esperienza che se tocchiamo la pentola sul fuoco ci scottiamo, no? È impossibile fare esperienza. E allora lo sappiamo perché muoiono quelli che ci stanno intorno, no? Sono morti i nostri nonni, alla mia età sono morti anche i genitori. E muoiono gli amici, muoiono anche le persone giovani. E allora, siccome tutti gli altri muoiono e noi ci identifichiamo negli altri, moriremo anche noi. Ma se noi possiamo quello che non possono gli altri, allora possiamo anche imbrogliarci un pochino. Saranno fatti loro. E avanti con la mancanza di riconoscimento, no? Questo respingere l'idea che siamo genere umano. Ecco, Cristo dice, guarda, mi sembra che bari un po', grande inquisitore. Fai il martire perché ti sacrifichi per tutti, però tu sei quello che ieri sera hai bruciato un centinaio di eretici a maggior gloria di quel Dio che dice il contrario, tanto che dici a me, in nome del quale hai fatto queste cose, ti farò bruciare come il peggiore degli eretici. Io credo che noi dobbiamo chiarirci un pochino le idee, perché se riusciamo a capire approssimativamente chi siamo, se riusciamo a riconoscerci, poi vi racconto una roba banale che forse è anche fuori luogo, però ci capiamo, se riusciamo a riconoscerci, le cose cambiano. Dai, vi racconto questa cosa, serve a capirci. È sabato, saranno le 12. C'è un signore che sta uscendo di casa, dice a sua moglie, guarda, esco un attimo, vado a comprare il giornale. Quando fumavo erano le sigarette, ho smesso di fumare da un po' e quindi adesso vado a comprare il giornale. Vado a comprare il giornale. E la moglie dice, sì, va bene, ma guarda, torna presto, perché è quasi pronto. Allora faccio, è quasi pronto. No, dicevo, faccio anche solo le 12:30, perché è quasi pronto, torna presto per cortesia. Sì, guarda, scendo e salgo. Ah, scusa, compra anche il pane che è quasi finito. Torna indietro, hai comprato il pane? Il pane? Perché dovevo comprare il pane? Ma come? Perché dovevi comprare il pane? Ti ho detto di comprare il pane, non hai comprato il pane. Ma no, ma tu non mai detto di comprare il pane. Insomma, sei il solito che non mi ascolti mai. Io ti ho detto di comprare il pane e tu non l'hai comprato. Ma guarda che non ho mai detto assolutamente di comprare il pane. Sei tu che ti inventi le cose e poi mi accusi che io non ho fatto quello che dici. Vanno avanti ancora un po' e se non si prendono botte quasi. Cioè, a voi succede spesso. Coraggio. Provi a cambiare ruoli. Potresti andare a comprare il giornale, poi vediamo cosa succede.
hai comprato il pane? Scusa, ma avevi detto di comprare il pane? Eh sì, ti ho detto di comprare il pane. Oh, caspita, ma non ti ho sentito, mi dispiace. Vado giù, faccio una corsa e compro il pane. No, vabbè, lascia perdere, dai che... Oppure il contrario. Hai comprato il pane? No, ma guarda, non ho mai detto di comprare il pane. Ma guarda, forse eri già uscito, non m'hai sentito. Vabbè, dai, pace. Il pane lo compri dopo, perché adesso è... Capito? Queste cose sono il nostro potere oppure no? Ma proviamo a applicarle, non soltanto in questo rapporto di coppia del sabato alle 12:30, tra persone che poi magari, no, delle volte uno dice, no? E proviamo a applicarlo più in generale. E non è lì che riusciamo a capire il senso che ha il bacio che Cristo dà al grande inquisitore. Oh, quante gliene ha dette? Quante gliene ha dette? E gli faceva fare anche la parte di quello che era contro se stesso, no? Ti farò bruciare come il peggiore degli eretici. Lui si alza e gli dà un bacio. Sei un essere umano comunque. Io ti riconosco. Anche se dici queste cose, e quell'altro diventa quasi pazzo, poi c'è un pezzettino alla fine che non è stato ricordato. E lui si sconvolge, no? Il grande inquisitore apre la porta, vattene, non tornare mai più. Però, aggiunge Ivan raccontando, non cambia la sua idea. E beh, sta dalla parte del potere. Come vedete che io sono su qua, no? Eh sì, un pochino vi domino. E il grande inquisitore è lì, ma poi c'è anche l'accendino. Ecco, Cristo gli dice, scendi di lì. Scendi di lì e tu riconosci me. E insomma, dai, il nostro compito è un compito difficile, però secondo me è bello fare le cose difficili e fare le cose che richiedono un pochino di fatica, perché altrimenti cosa viviamo a fare? Dai, che scendo, che così no, non mi do tanto. Grazie. Un grandissimo applauso per Gherardo Colombo. Grazie a tutti per la partecipazione. Ringraziamo ancora i nostri sponsor CMB, Building Innovation, Coop Alleanza 3.0, Coop Service, Assicoop Emilia Nord, Agente Unipol SAI. Ricordiamo che all'ingresso trovate a disposizione gli abbonamenti cartacei per l'anno 2023 di primo piano e anche la possibilità di farli online sul nostro sito. C'è la possibilità anche di acquistare la copia dell'ultimo libro di Gherardo Colombo, edito da Salani, Il peso della libertà dal grande inquisitore. Auguriamo a tutti voi una buona serata, grazie di essere stati con noi, di aver vissuto questo giorno della memoria anche quest'anno e vi aspettiamo per i prossimi eventi. Grazie a tutti.